Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Il mio nome è Mr. Gamer 94. Oggi voglio parlarvi di un argomento, guardate che non lo so, mi ha sorpreso quando ho saputo la notizia. Pensavo all'inizio che fosse una bufala, pensavo che fosse una fake news, effettivamente è vero, invece è vero. Parlo del caso di Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11, come sapete, penso chi segue il gioco lo sa, sono disponibili, o almeno sono stati annunciati, dei nuovi DLC. Fra questi DLC, un nuovo personaggio che è stato annunciato è Rambo. Ora, io, raga, non lo so. Io, fra tutti i personaggi, fra tutte le guest star che potevano aggiungere in Mortal Kombat, secondo me Rambo non lo trovo molto sensato. Molta gente addirittura ancora oggi spera di che prima o poi NetherRealm Studio aggiunga Doom Slayer. Aggiunga. Addirittura molta gente, guardate, Doom Slayer anche, raga, per carità, già forse ancora ci starebbe pure. Ma secondo me altro personaggio che a mio modo di vedere con la saga di Mortal Kombat non c'entrerebbe un cazzo. Cioè, questi sono personaggi che non lo so. Non li vedo io molto appropriati in questi tipi di giochi. Almeno io la penso così, poi ditemi quello che volete, ditemi quello che volete. Però io, secondo me, personaggi di questo tipo, non ce li vedo molto. Io per dire, c'è da dire Mortal Kombat 11 ad oggi è considerato il gioco con più guest star. Perché considerando tutti i personaggi che ci hanno aggiunto, hanno messo tutti i vecchi personaggi di tutte le vecchie guest star che c'erano negli altri Mortal Kombat. Poi hanno aggiunto Robocop e Joker e Terminator. Cioè ci hanno aggiunto talmente tanta di quella roba che porca di quella troia, giuro. Almeno io la penso così, è una cosa spettacolare il gioco è spettacolare. Cioè, o almeno io ad oggi purtroppo Mortal Kombat 11 non ho avuto modo di provarlo, non ho avuto, quindi non posso dare un giudizio effettivo. Cioè, l'ultimo che ho giocato, per farvi capire, è stato l'XL, l'ultimo uscito. Cioè, il 10 è stato l'11, ancora ad oggi non ho avuto modo di provarlo e chissà, ma semmai lo proverò. No, vabbè, per provarlo prima o poi lo devo giocare. Per provarlo lo devo provare prima o poi. Però per il resto, raga, c'è tutte ste guest star, cioè, che poi tra l'altro sono stati aggiunti anche due altri personaggi provenienti dai vecchi capitoli. Ma io dico, piuttosto che continuare con tutte queste guest star, perché non ideare un nuovo personaggio direttamente? Cioè, ma il filone delle guest star nei picchiaduro, raga, si è un po', durante questa generazione si è un po' mosso stranamente, perché Soul Calibur sappiamo perfettamente che dalla sua nascita ha avuto sempre in ogni singolo capitolo una guest star, o almeno dal 2 in poi. Per dire, in Soul Calibur 2 c'era Hayao Mishima o Link, in base alla versione che andavi a giocare. In Soul Calibur 3 non lo so. Nel 4 c'era o Darth Vader o Coso o Yoda. Nel 5 c'era Zio Auditore. Nel 6 abbiamo Geralt. Cioè, io non lo so, ragazzi, essenzialmente non lo so. Scusate. Io non lo so. Fatto sta, secondo me il personaggio di Rambo, per quanto magari uno potrebbe dire che okay, ci sta, non voglio proprio vedere come dove andranno a parare. Voglio proprio vedere quando sarà che uscirà effettivamente il personaggio. Cosa si saranno ideati quelli di NetherRealm Studio, come verrà effettivamente introdotto all'interno del gioco. Vedremo, per carità, ancora non è uscito, quindi non possiamo dire nulla. Se non sbaglio, gli altri due personaggi che devono hanno messo, se non sbaglio, sono Kitana, mi è sembrato di capire, e un altro personaggio che si rifà molto a una versione femminile di Sub-Zero, che non ho presente, o almeno magari non me lo ricordo io. Cioè, per il resto, raga, mo sono, io sono curioso essenzialmente di capire dove effettivamente dove NetherRealm vuole andare a parare con questi nuovi personaggi. Perché
Fatto sta, io ripeto, essenzialmente se avessi scelto io, avrei preferito piuttosto che continuare sul filone della guest star, avrei preferito mille volte mettere un nuovo personaggio, un personaggio completamente inedito per la serie, un po' come hanno fatto in Mortal Kombat X. Ma vabbè, vedremo. Voi ragazzi, intanto ditemi la vostra nei commenti, cosa ne pensate del fatto dell'aggiunta di Rambo. Perché io su Facebook ho sentito molta gente che si lamentava della cosa. Ma vabbè, ditemi la vostra nei commenti riguardante questa faccenda. Ditemi cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarmi un like, un commento, di iscrivervi al canale. Soprattutto ragazzi, una piccola precisazione. Scusatemi se purtroppo settimana scorsa non c'è stata la live di Arcade Games, però sto avendo qualche piccolo problemino con il programma che ho utilizzato fino ad ora per fare le live, col programma GeForce Experience, ho avuto qualche problemino. E in più adesso la mattina sto quasi sempre in live su Twitch, che tramite action, tramite con un release action che faccio Harry Potter, sto facendo Harry Potter, le Lego Harry Potter sto facendo. Quindi vi ricordo che trovate tutti i miei link in descrizione, tra cui il mio profilo Twitch, il mio canale Telegram e tutto il resto. Vi lascio tutto all'interno della descrizione, che sia chiaro. Per il resto, ragazzi, io vi saluto e noi ci rivediamo alla prossima.